come roadmap, quindi quello che poi ha chiuso il progetto, i risultati del progetto, abbiamo affrontato in particolare tutto l'aspetto legato agli open data archeologici. Con open data, senza entrare nello specifico della definizione, però nel nostro settore abbiamo affrontato tutte le problematiche che riguardano l'apertura dei dati, quindi di quei dati che per noi sono il fondamento, la base da cui poi diparte il racconto di una storia, il racconto di un sito, il racconto di un avvenimento che si lega a una ricerca archeologica. Abbiamo affrontato questo partendo dal grosso lavoro che era stato fatto l'anno precedente, quindi già pubblicato anche nel primo volume, legato al primo archivio di dati aperti creato proprio dal progetto Mappa, il MOD. Il MOD è l'unico, il primo e l'unico purtroppo ancora, archivio di dati aperti archeologici italiani, quindi dove il dato viene lasciato libero, fruibile, in maniera gratuita, ma dove viene riconosciuta precisamente, con attenzione, la maternità, come ci piace a chiamarla, invece che la paternità del dato, all'autore del dato stesso, con una serie di attenzioni di carattere legale, quindi il rilascio di una licenza che, seppur aperta, riconosce l'attribuzione all'autore stesso, e però lasciando allo stesso tempo la possibilità di far sì che questi dati vengano il più possibile riutilizzati, quindi riciclati, per creare nuove informazioni, nuovi punti di vista, per essere utilizzati da archeologi, quindi altri ricercatori, ma anche da differenti utenti o professionalità. Nello specifico, nel secondo volume, abbiamo affrontato in dettaglio tutti gli aspetti legali legati agli open data. Questa è effettivamente una grossa novità nel panorama italiano, perché uno degli spettri che si aggirano in Italia e che va contro l'apertura e la liberazione dei dati è quello che non si può fare in termini di legge, perché questi dati appartengono al Ministero dei beni culturali o comunque agli autori, alle università, eccetera. Insomma, si paventa sempre che il dato non può essere liberato. Grazie al contributo di legale che ha lavorato con noi e che quindi è andato a sviscerare nel dettaglio tutti gli aspetti proprio di legge, un capitolo del libro è dedicato a far capire in termini di legge, in termini legali, che effettivamente invece c'è questa possibilità, lo si può fare tranquillamente entro la legge e avendo appunto riconoscimento più adeguato per chi è la protezione, tra virgolette, del lavoro, delle persone, di chi il dato è prodotto. Questo è stato veramente è un contributo forte, nuovo, che a nostro avviso segna un passo, perché è veramente una tappa. Indietro non si può tornare, non si può tornare perché c'è una perizia legale fatta, ecco, per correttezza dall'avvocato Fulcina, e non si può tornare indietro perché ormai c'è il MOD, che è un archivio aperto. Quindi si può solo andare avanti, si può solo aggiungere dati. Contemporaneamente, sempre all'interno del secondo volume, abbiamo pubblicato i risultati, che sono pubblicati anche in maniera integrale, in maniera open data sul sito, del sondaggio che ha fatto il progetto legato all'utilizzo degli open data in campo archeologico. Quindi abbiamo chiesto, abbiamo realizzato un sondaggio online, abbiamo chiesto agli archeologi e diciamo agli più in senso lato agli operatori dei beni culturali di dirci, rispondendo a una serie anche abbastanza copiosa di domande, dirci qual era il loro approccio, il loro punto di vista e la loro esperienza con la liberazione dei dati archeologici. I risultati di questo sondaggio hanno aperto anche in questo caso dei nuovi scenari, perché comunque è venuta forte fuori l'esigenza di avere dei dati aperti, che invece nel sentire comune, o comunque nel sentire comune sempre dei soliti ambienti, diciamo, tra noi, sembrava ancora così, vabbè sì, qualcuno lo fa, no, c'è un'esigenza che nasce da una base, che è la base di chi lavora in archeologia e soprattutto da parte dei liberi professionisti, ma anche dai ricercatori degli Atenei, come in parte, purtroppo solo parzialmente, dai funzionari del Ministero, di avere dei dati che possano essere accessibili a tutti in maniera gratuita e completamente riutilizzabili. Quindi aprendo degli scenari e delle possibilità veramente
fino a pochissimo tempo fa inimmaginabili di scambio, confronto, di crowdsourcing anche fra veramente il lavoro di tante equip diverse che sono sbarbagliate sul territorio italiano e non solo sul territorio italiano, perché non dimentichiamo che in Italia scavano anche equip straniere, quindi comunque il panorama si allarga. E in questo modo veramente aprire delle possibilità di ricerca, ma anche di fruizione, ma anche stamani stiamo parlando di storytelling, quindi di possibilità di narrazione diversa da parte di soggetti, professionalità diverse. Quindi queste due sono un po', a nostro avviso, tra virgolette, le pietre miliari di questo lavoro fatto dal laboratorio MAP, cioè veramente mettere un punto fermo dal punto di vista legale, ripeto, da lì non si torna indietro, e chi non l'ha letto lo legga, perché ci sono delle risposte a tanti dubbi, a tante anche paure che hanno gli archeologi, e l'altro punto è quello di avere un archivio che può essere utilizzato e che soprattutto può essere implementato, quindi l'archivio online è aperto, è lì da 2 anni, basta mandare il proprio materiale, viene riconosciuta la paternità dei propri dati, ma nello stesso momento il proprio materiale gira, veicola in una forma che altrimenti gli archeologi veramente non potrebbero permettersi, perché i costi, i tempi, eccetera, sono veramente diventati proibitivi. In questo modo veramente il dato è di tutti. Il dato noi lo intendiamo e l'abbiamo ribadito proprio in questo volume come un bene comune, così come se sono fatte le battaglie per l'acqua, bene comune, bene di tutti, per noi il dato del patrimonio archeologico, quindi il patrimonio archeologico italiano, è un bene comune, un bene di tutti, è un bene che deve essere gratuito, perché oltretutto è già pagato da tutti noi in quanto cittadini italiani con le nostre tasse, e proprio per questo deve essere poter riversato a tutti, fruibile in tutte le forme possibili, in modo anche che tutti lo possano comprendere. Quindi direi che su questi due punti ci fregiamo di avere una posizione netta, e però anche di aver dato un punto di partenza che ci auguriamo in realtà qualcun altro, se non siamo noi, riesca a portare avanti e sviluppare. Uno degli argomenti principali, se non diciamo il principale, almeno dal nome del progetto MAPPA, è stato quello di realizzare una carta del potenziale archeologico. Come abbiamo fatto per calcolare questa carta del potenziale? Abbiamo utilizzato degli strumenti informatici e degli strumenti matematici. Degli strumenti matematici vi parlerà poi Nevio, che è il nostro matematico. Quello che è importante dire è che il modello predittivo è un modello che permette, attraverso algoritmi, strumenti GIS, l'informatica, diciamo in senso lato, di fare delle stime di quello che può essere il potenziale archeologico. La nostra finalità principale all'interno di questo progetto era quella di avere uno strumento che fosse utile, diciamo, per la pianificazione territoriale, utile per i comuni, utile per i vari enti che governano il territorio, utile per le soprintendenze, utile per i professionisti dell'archeologia, in modo tale che potessero fare meglio il loro lavoro. Nello sviluppare questo modello ci siamo accorti che era estremamente utile anche per finalità di ricerca. Che cosa è importante dire? Che il modello che abbiamo pensato di realizzare, che abbiamo poi effettivamente realizzato grazie all'apporto dei matematici, è un modello fatto da e per gli archeologi. Esistono altri modelli, diciamo, più standardizzati, magari inventati per l'esplorazione mineraria piuttosto che per altri sistemi, che noi abbiamo testato, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, e dei quali abbiamo visto la loro parziale efficacia per gli scopi che ci eravamo proposti. Quindi questo è un dato importante. Gli strumenti devono essere pensati dagli archeologi proprio per i loro scopi. Non è facile, non è utile utilizzare strumenti che già esistono. Premesso questo, si diceva, la ricerca è stato un output che lì per lì non ci immaginavamo, comunque non ci immaginavamo con questa forza. Lo studio del potenziale archeologico ha permesso uno studio dell'evoluzione della città, in questo caso di Pisa, ma potrebbe essere applicato a qualsiasi altra città, perché un'altra potenzialità appunto di questo strumento è che non è
pensato monouso per la città di Pisa, ma uno strumento che possa essere replicabile infinite volte, è stato quello appunto di creare diverse carte di potenziale, e cioè diverse ricostruzioni della città nelle sue diverse fasi storiche. Questo ha permesso quindi una ricostruzione diacronica dalla protostoria all'età contemporanea dell'evoluzione archeologica della città di Pisa e dei suoi dintorni, con due grossi output che sono stati quello sulla città romana, che è stato uno studio direi particolarmente innovativo, perché i dati sulla città romana sono e restano pochi, e la possibilità di rianalizzarlo ha aperto scenari prima imprevedibili, e quello sulla città medievale. In particolare mi piace soffermarmi su questo secondo, perché da questo studio della città medievale è nato diciamo una specie di spin-off, cioè un progetto parallelo, che è un terzo volume di mappa, che è quello sulla Pisa medievale. È un volume, in questo caso, curato direttamente da me, che avevo iniziato come tesi di dottorato, che però grazie alle applicazioni studiate durante il progetto mappa ha permesso, ha potuto svilupparsi in una maniera prima davvero imprevedibile. Quello che brevemente insomma, è interessante far notare è che abbiamo più conoscenza sulla città tardo-antica e alto-medievale di quanto non avessimo prima, proprio grazie a queste analisi che ci hanno permesso di comprenderne la sua evoluzione. Come si diceva, i dati sono quelli, sono aperti, sono fruibili a tutti, quindi chiunque può rianalizzare e vedere se le conclusioni sono corrette, però rispetto a quanto si sapeva prima si è potuto fare delle ipotesi molto più ragionate rispetto a quelle precedenti. Quindi questo è un altro sviluppo molto importante dei modelli predittivi, che nascono come uno studio per il governo del territorio, ma si sono rivelati estremamente efficaci per le analisi storiche, per le analisi archeologiche, per la ricerca. Quindi, come si diceva prima, non ce l'aspettavamo del tutto, però ecco, il progetto MAPPA ha realizzato uno strumento che è utile anche come strumento di ricerca e non solamente come strumento di pianificazione territoriale. Sono Nevio Dubini, faccio parte dello staff matematico del progetto MAPPA. Allora, il progetto MAPPA fondamentalmente si occupava di predire qualcosa, e questo qualcosa era il potenziale archeologico. Il nostro lavoro, quello più specificatamente fatto dal Dipartimento di Matematica, era quello di fornire questa predizione un modello matematico che partisse dai dati che sono disponibili, per cercare di predire la ricchezza archeologica, il potenziale archeologico nelle aree dove invece i dati non erano disponibili. Per fare questo ci è venuto subito in mente un modello, in realtà in matematica molto famoso, soprattutto ultimamente perché è utilizzato da Google, il cosiddetto PageRank. Perché il PageRank? Perché abbiamo cercato di imitare il modo di fare, la pratica archeologica, che si basa fondamentalmente nell'interpretazione dei dati e nella stima del potenziale archeologico, nel capire le relazioni che ci sono tra i vari ritrovamenti. Ecco, questo è anche in qualche maniera quello che abbiamo cercato di trasporre con il modello matematico, che anch'esso in qualche maniera si basa su delle relazioni. Queste relazioni originariamente nel modello matematico erano quelle che legano le pagine web, infatti fu utilizzato per la prima volta dagli inventori di Google, e queste relazioni nel caso delle pagine web sono i link. Il modello, devo dire, ha funzionato e ha avuto successo nel predire questa grandezza, cioè il potenziale archeologico, perché ha avuto la forza di mettere insieme non solo i ritrovamenti, ma le relazioni che intercorrono tra di essi, e quindi è stato applicato con successo per predire il potenziale archeologico. Devo anche dire che dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista personale, due cose. Innanzitutto c'è stata un'interazione, un'interdisciplinarità molto
sviluppata all'interno del progetto, che in questo caso ha messo insieme la matematica con l'archeologia e la geologia per uno sviluppo di un modello che fosse comprensibile e usabile da tutte le parti. E anche dal punto di vista personale, perché diciamo, ha permesso noi di entrare in contatto l'uno con l'altro, cosa per niente semplice, sia a livello di linguaggio, nella creazione di parole comuni, di un linguaggio comune, del reciproco comprendersi, sia a livello personale, perché sono entrato in contatto con una realtà, devo dire, abbastanza sconosciuta sia per i matematici, cioè l'archeologia, sia per l'archeologia, quella della matematica. E infatti questa relazione ha suscitato molto interesse anche nelle nostre pubblicazioni, che sono tutte disponibili sul sito web di MAP, e sono state molto lette, e quando abbiamo presentato le nostre ricerche e convegni sia in Italia che all'estero, abbiamo suscitato l'interesse dato soprattutto dal fatto che c'è stata una collaborazione tra due ambiti normalmente ritenuti molto lontani tra di loro.